Roberto, pur non essendo napoletano, è stato uno di noi, è stato il primo, anzi prima di noi, molto prima di noi, a comprendere che cosa stava accadendo in quella terra tra le più belle e le più fertili del mondo. Lo aveva compreso lui, e proprio lui, in un'intervista ha detto, poi ho scritto tante cose che sono rimaste in termine suo, dormienti. Io mi chiedo perché tutti quanti noi ci chiediamo perché. Aveva compreso prima di noi, Roberto, certi traffici illeciti tra malavita organizzata, ma anche tra tanta parte dell'industria che non vuole, continua a non volere, osservare le regole del vivere civile. Ma Roberto un giorno ha risposto a una domanda: dovessi ritornare a nascere, rifaresti le stesse cose? Sì, risposto, sì, senza timore di sbagliare, senza tentennare, sì, le rifarei per amore della gente, per amore della gente. Don Peppino Diana, il mio confratello ucciso dalla Camorra 20 anni fa, scrisse un documento in cui diceva: per amore del mio popolo io non tacerò, non possiamo tacere. E nel Vangelo Gesù ha detto: se tacerete voi grideranno le pietre del selciato. Io voglio diventare un uomo. Dio ha creato l'uomo. Gesù Cristo, il figlio di Dio, si è fatto uomo. Io mi offendo se una persona mi dice: sei un galantuomo. Per favore, se volete farmi un complimento, ditemi: tu sei un uomo. E allora, sorelle, permettetemi, Monica, permettimi, che io da quest'altare posso dire al vostro uomo: Roberto, tu sei un uomo, sei stato un uomo, che grazie per questo esempio che ci hai dato.